Schiavone, mondiali dell'Italia, mondiali in Brasile, innanzitutto c'è tutta questa polemica intorno ai mondiali, tu ti ferai Italia oppure sei in quella schiera che non guarderà le partite perché comunque lo ritiene ingiusto farlo in Brasile? No, vabbè, sono italiano, tifo Italia e chiaramente poi come seconda squadra tifo per la Spagna. Però insomma l'Italia è quella che è, si sa che parte sempre con i sfavori del pronostico, e come è successo nell'82, come è successo nel 2006, sempre con gli scandali, quindi pure quest'anno non è che mancano. Poi c'è questo dualismo tra Immobile e Balotelli che può giovare anche alla nazionale. Fermo restante che insomma Prandelli è un ottimo allenatore, non manca nulla. Allora, l'hai detto, Immobile e Balotelli, chi vorresti vedere in campo nella prima partita contro l'Inghilterra? Ma chiaramente Balotelli, insomma, adesso che sia o meno Balotelli è quello che ti rende di più in attacco e può sfondare tranquillamente la difesa, insomma. Come seconda squadra hai detto ti farò la Spagna, sono d'accordo su questo. Della Spagna noi abbiamo un gran portiere, Iker Casillas. È più bravo Casillas o è più bravo il tuo Buffon, visto che sei juventino anche? 101 Buffon, 100 Casillas. Riunione a Vasso nella sede di Nuova Alba. Qui vedrete ogni volta le partite dell'Italia. Tifoso da 1 a 10. 10 per forza, insomma, no? Si può fare diversamente. Il calcio si segue. Quest'anno l'Italia non è data sicuramente tra le favorite. Non sì. Siamo andati benissimo nel periodo precedente. Tanti pareggi, non si vince da tanto tempo. Fiducioso o no comunque che si possa arrivare almeno a una semifinale o una finale? Fiducioso perché se voi vi ricordate bene, già nell'82, nei mondiali dell'82, eravamo arrivati lì, addirittura si pensava addirittura che non si saremmo neanche qualificati. Poi alla fine abbiamo vinto il mondiale, anche lì siamo partiti in sordina, piano piano, il gioco è uscito fuori e poi abbiamo vinto i mondiali. Quindi mai dire mai, e poi abbiamo azzeccato le partite, ma sembrava sempre che eravamo perdenti, poi alla fine insomma abbiamo vinto il mondiale. Masha, abbiamo comunque tanti giocatori che hanno giocato nel Pescara in nazionale, ci sta il trio delle meraviglie, quindi Insigne, Immobile, Verratti, c'è anche Perin che è il vice di Buffon. Chi di questi secondo te potrebbe fare la differenza quest'anno? Ma tutte e tre secondo me, perché sono tre ragazzi giovani che hanno tanta passione, hanno tanta grinta e quindi credo che tutte e tre faranno la differenza nella squadra. Emma Columbro, anche una rappresentante donna qui a parlare della nostra nazionale, avete progettato di guardare le partite tutti insieme, questa dimostrazione che lo sport unisce. Assolutamente sì, lo sport unisce, in particolare questa nuova associazione, ci vogliamo trovare per condividere anche quelli che sono appunto eventi importanti come lo sport, che magari prettamente sono maschili potrebbero sembrare, invece in questo modo ci aggreghiamo, condividiamo le serate e perché no, facciamo il tifo per la nostra Italia. Si fa sempre il tifo per l'Italia, anche noi donne sappiamo gioire quando fa gol, secondo te questa Italia può vincere o meno i mondiali? Ma assolutamente sì, partiamo indubbiamente con un pronostico favorevole a noi, non possiamo fare che diversamente. Nelle serate in cui vi riunirete sicuramente avete un maxi schermo che siete riusciti a portare qui, quindi sarà vedere una partita in gruppo, avrete anche un buffet o un qualcosa, è aperto a tutti poi vedere questa partita? Allora, noi apriamo l'associazione ai soci, quindi ai nostri soci, ai simpatizzanti, ci siamo riforniti di una LIM che con questo maxi schermo di 77 pollici ci permette di seguire appunto le partite. Certo, indubbiamente la conviviale unisce, quindi alla fine delle partite brinderemo comunque sia andato il risultato. Quindi ricordiamo, sta dicendo la Pennetta giustamente, mangiamo anche, Angela Pennetta dice giusto perché il calcio porta anche la fame, visto che è anche tensione se uno tifa. Diciamo allora dove potersi rivolgere nel caso uno volesse diventare socio. Si può rivolgere al presidente, l'avvocato Angela Pennetta, o altrimenti io sono il segretario Emma Columbro dell'associazione, o ai membri del direttivo Anna Pia Pace, Guiglia Ciccarone e Raissa Mancinone, oppure venire qui a trovarci presso la sede via Santa Lucia.